Chiara Ferragni, anche se spesso non fa nulla, si ritrova imperterrita travolta da critiche, come confermato dai recenti attacchi subiti dalla regina delle influencer. Nel corso dell'ultima ondata di polemiche che si è abbattuta all'indirizzo dell'imprenditrice digitale, diversi denigratori l'hanno accusata di essere un po' troppo concentrata sul lavoro e di non fare niente in casa. L'accusa è stata firmata da un odiatore del web che ha bersagliato la moglie di Fedez, la quale ha deciso di rispondere alla stoccata. Chiara Ferragni, come ha abituato il suo seguito, se decide di replicare alle critiche, lo fa nel caso in cui la questione riguarda un tema che l'interessa da vicino o che la colpisce in modo particolare. In questo caso la reazione dell'influencer è apparsa come una sorta di sfogo contro coloro che pensano che sia snob. Dopo essere finita al centro dell'ennesima polemica social, l'imprenditrice digitale ha deciso di dire la sua, dopo aver accumulato nell'ultimo periodo non poca tensione per via delle accuse sui selfie a pagamento con le fan, e degli attacchi di body shaming per alcuni recenti scatti in lingerie dal tema natalizio. Chiara Ferragni risponde in modo enciclopedico a chi non crede al suo impegno con le faccende domestiche, ma di fronte alle recenti accuse di un odiatore social, la regina delle influencer ha spolverato la sua difesa. Presa di mira su TikTok da alcuni suoi followers per alcune sue dichiarazioni, l'imprenditrice ha deciso di non sorvolare sulla vicenda per ribadire che si dà da fare in casa alle prese con i disastri creati da Leone e Vittoria. La polemica è sorta dopo la condivisione di un video su TikTok nel quale, in chiave ironica, la Ferragni ha ironicamente espresso la sua solidarietà nei confronti delle mamme, affermando di passare mezz'ora al giorno per mettere a posto la tempesta che provocano i suoi figli a casa. Leggi anche, Federico Fashion Style, l'indiscrezione shock sulla rottura da Letizia Porcu, sta con un uomo, per tutta risposta alcuni internauti hanno contestato le parole dell'influencer, insinuando che visti i tanti impegni ed il suo conto in banca, di certo non si dedica alle faccende domestiche. Ai commenti al vetriolo dei suoi denigratori, Chiara Ferragni ha risposto in modo enciclopedico, sì, faccio questo e fa molto altro, perché ogni mamma, anche quelle che non hanno un lavoro d'ufficio, lavorano tutto il giorno per i propri figli, quindi, shut up. Leggi anche, Chiara Ferragni, le foto in intimo scatenano gli attacchi velenosi del web, sembri un manico di scopa.